Forse scarico? Se non si sente parlo così, invito ovviamente la regista Giulia Giapponesi e Marco Lippone. Vercino 1 su 100. Perché questo tutto? Inizia Marco, ma la responsabilità è sua. Cos'è? Lo scarica parecchio. No, allora, lo sapete, qui non è il gioco di parole, qui non sfugge a nessuno. Chiaramente si voleva parlare di un'eccellenza, però forse nel caso di Vercino più che 1 su 100 si può dire 1 su 1.000.000. Però dire 1 su 100 era troppo importante, visto quanto 100 sia ancora legata al suo maestro. E quindi, per chi lo capisce, io spero che questo titolo si porterà dietro il territorio, che è un po' quello che abbiamo voluto dire questa volta rispetto a quella di Carracci, che era un po' più centrata sul mondo. Qui il territorio l'ha fatto da padrone, nel senso che Guercino e Cento sono una cosa sola, non lo dico io, lo dice Goethe e tanti altri prima di lui, immagino, quindi insomma ci voleva. Il lavoro sui Carracci è stata la volta di Guercino. Cosa c'è stato di diverso? Com'è stato diverso affrontare Guercino dopo aver fatto uno straordinario, per chi l'ha visto in sala, un film dedicato ai Carracci? Guercino, quello che abbiamo capito di Guercino è che Guercino è 100, e come avete visto nel film, come Giulia vi ha mostrato nel film, siete voi Guercino. Guercino è quello che è anche grazie e soprattutto a voi, ai centesi, a questo territorio, ossia le persone che nei secoli l'hanno cullato, amato, protetto. E non è una cosa di poco conto. Un commento che si faceva verso la fine del film diceva proprio questo. Sono artisti che spariscono. Cento ha saputo proteggere, amare, divulgare il proprio astro per questi ultimi 400 anni. E la ragione della popolarità, certo, risiede nella grandezza del maestro, ma è anche grazie a tutto quello che ci sta dietro, diciamo così. Il dietro le quinte è 100, il dietro le quinte di Guercino siete voi, e questo è stato il messaggio che noi abbiamo voluto trasmettere con questo documentario. Quindi la differenza fondamentale è questa. Carracci sono di Bologna, e a Bologna nessuno sa chi siano, di fatto. Via dei Carracci, per chi ha visto il film, è l'uscita secondaria e posteriore di una stazione moderna, d'accordo? E quindi hanno avuto un impatto enorme nella storia dell'arte, superiore a quello di Guercino, ma sono stati di fatto dimenticati dalla città di Bologna. La prima mostra degli anni 50, per capirci, qui di Guercino si parlava
e si è parlato per 4 secoli di fila, continuativamente. Questa è la differenza. Spoiler dell'interno della Pinacoteca con questo quadro della Sibilla che viene attaccato ai muri, a mio avviso l'avete veramente reso, cioè avete reso omaggio a Guercino attraverso la storia di una città. Quindi, io non lo so, siete in tanti, quindi faccio fatica a dire se avete una domanda, però insomma loro rimangono qui a vostra disposizione. Chiedo alla Presidente di raggiungerci per un saluto finale. Ringrazio ancora una volta l'Assessore Mauro Felicori per essere stato con noi a questa anteprima. Una domanda che facciamo a Giulia è: voi avete viaggiato tanto per farci vedere come Guercino è visto nel mondo, dall'Oriente all'America, ma adesso viaggerà anche il film? Beh, la speranza chiaramente se la chiede la regista ti dice certo, gira tutto il mondo, non potrei dire, però sicuramente il nostro impegno sull'estero sarà soprattutto sugli istituti italiani di cultura, che già erano stati interessati e avevano diffuso Carracci, e quindi seguiamo quelle impronte, perché comunque sono eccellenze che noi diamo un po' per scontato, e invece sono film che, per quanto possano sembrare in questo caso magari forse un po' locale perché parla del nostro territorio, e invece piace questa storia, piace all'estero, piace vedere che c'è ancora un tramandare le tradizioni. Io penso che una delle sequenze che siamo stati più contenti di girare è stata quella della confraternita. Ringrazio tutti i membri della confraternita che sono qui presenti. Le porte della sua casa e della chiesa in maniera estremamente gentile. Allora io volevo fargli un attimo dei ringraziamenti, chiaramente non ce la posso fare a fare tutti, ma prima di tutto volevo ringraziare la fondazione, insomma, che avete fatto i ringraziamenti voi, ma siamo anche noi chiaramente, la fondazione che ha creduto in questo progetto fin dall'inizio, così come l'Emiliano Magnifico Commission, ma soprattutto i cittadini di Cento che ci hanno voluto aiutare. Come avete visto, dei negozianti, eccetera, non era niente di già scritto, non ci siamo accordati, non c'erano contratti, è stato tutto estremamente spontaneo, e a volte abbiamo voluto scherzare un po' con la cittadinanza, e spero che si accolga, insomma, questa ironia, che sicuramente era anche del Guercino, perché se vedete i suoi disegni capirete che c'è questo gioco rispetto a chi vediamo tutti i giorni, e questo per me è anche emozionante come regista da riprendere. Quindi grazie a tutti ancora una volta. Così completiamo. Che quando si parla di cultura devono parlare le persone di cultura, si parla d'arte, parlano gli artisti, si parla di cinema, parlano i registi, parlano gli autori, quindi niente, gran bel film, no? Mi pare che sia piaciuto molto, siete il primo test forse, gran bel film, grande azione di divulgazione, perché come si è visto poi nelle interviste, quando parliamo di cultura dobbiamo sempre ricordare che il 90% degli italiani non è mai entrato in un museo, che il 50% degli italiani non legge un libro, almeno un libro all'anno, quindi la nostra missione è quella di comunicare cultura, di farla in modo gradevole, piacevole, di non comunicare sempre la cultura assieme a fatica,
tedio, sofferenza, ma con, diciamo, non avere un'idea quaresimale, diciamo, senza offesa per nessuno della cultura, ma anche un'idea gradevole. D'altra parte il papà di Marco, che vedete, è diventato proprio famoso a Bologna, dopo essere stato famoso per gli studi, proprio per un programma di divulgazione culturale che ha avuto grande successo. La regione ha una legge che ci permette di finanziare i film di qualità, e questo film ha goduto di questa legge, e siamo ben lieti di una legge che funziona quasi come l'acquedotto. Ogni anno si fanno dei bandi, ci sono commissioni dipendenti che finanziano questi film, dove si valorizza il patrimonio della regione, si dà agli autori della regione la possibilità di farsi vedere, e tante volte catturiamo anche film che si potrebbero anche fare altrove, ma se li fanno da noi fanno crescere un po' l'industria dell'audiovisivo, come di recente, adesso penso che lo vedrete tra qualche mese, il film su Ferrari, che hanno fatto un film hollywoodiano, una grande produzione milionaria, ecco. E dovrebbe, diciamo, dovrebbe aver successo, ed è anche un po' uno spottone per Modena, ma non è un po' tutta la nostra regione. Voi sapete che col terremoto direi che la regione Emilia-Romagna, la regione, non solo la regione Emilia-Romagna con l'Emilia, ma l'Emilia-Romagna ha avuto un bel esempio di ricostruzione, perché ormai è quasi tutta ricostruita. L'unico punto in cui abbiamo fatto più fatica, ma perché restaurare una chiesa non è come tirare su un capannone industriale, con tutto il rispetto per i capannoni industriali, che sono quelli che mantengono tutti noi, e quindi ci è voluto più tempo, però siamo ormai a tiro. Prima di arrivare qui sono arrivato all'ultimo momento, perché abbiamo inaugurato il teatro di Concordia, che tra l'altro inaugurerà, non è lontanissimo, inaugurerà con un spettacolo inedito e unico di Mirko Casadei insieme a Paolo Fresu, quindi una combinazione formidabile, quindi un centesimo potete mancare. Il 25 novembre inauguriamo il museo di Guercino. Sono anche in contatto con il vostro comune fratello di Pieve di Cento, e in vista anche il finale dell'oratorio di San Rocco, che era l'unico componente rimasto in tutta la piazza già terminata. Bonaccini l'altro giorno ha inaugurato una chiesa, adesso non la marino, perché si è in visione da 3 anni, mi mancano ancora un sacco di comuni. Comunque adesso, in questi ultimi 2 anni, speriamo di finire questo lavoro sui beni culturali, e quindi dichiarare chiuso la stagione del terremoto, visto che abbiamo purtroppo dovuto aprire la stagione dell'alluvione. Abbiamo nuovi impegni su questo. Bravi 900, bravissima la fondazione che cofinanzia con noi questo film, e ci aiuterà molto. Poi noi abbiamo anche dei progettoni che adesso teniamo segreti, ma non mancheremo di stupirvi nel prossimo futuro. Quindi viva 100 e avanti così. Di sera si ripeterà la proiezione del film, è già tutto esaurito ovviamente, l'abbiamo esaurita in 5 giorni la serata. Siamo molto contenti però che la città abbia accolto così bene e volentieri questa novità, questa anteprima del film su Guercino, che magari ci capiterà di vedere in tv. Brava Giulia Giapponese. Brava Giulia.